sono molto molto preparati, sono molto più preparati di tutti i discorsi che vi posso fare io. Loro vivono in prima persona qualche cosa. L'unica cosa che posso dirvi è che andremo avanti, vinceremo le elezioni europee, le vinceremo sicuro. No, no, non c'è problema. No, no, non ci abbiamo concorrenza. Andiamo avanti, andiamo in Europa e tratteremo e vedremo tutti i trattati. Una cosa, io vedo che anche dalle domande ognuno per la propria categoria tenta sempre di avere un problema, di avere risolto un problema della propria categoria. Guardate che qua il paese non c'è più. Cioè non è che noi possiamo adesso andare a prenderci un paese e andremo a prenderci un paese in macerie, bisogna anche cercare di capire che cosa sarà l'Italia fra 5, 6, 8, 10 anni. Si è parlato di uscire dall'euro, benissimo, usciamo dall'euro, ma se usciamo dall'euro ci prendiamo la lira, per avere la lira bisogna avere la Banca d'Italia, per stampare la Banca d'Italia adesso hanno fatto un'operazione che diventerà qualcosa di diverso che una banca dello Stato italiano e contemporaneamente se ci riprendiamo la lira dobbiamo essere competitivi e saremo competitivi perché la lira sui mercati esteri i prodotti saranno competitivi, ma saremo non competitivi sulle importazioni. Noi importiamo 110 miliardi, di cui 60 miliardi di energia fossile. Allora, nel contempo bisogna fare assolutamente un passo gigantesco, mettere degli step, arrivare lì e dire, cari signori, entro il 2030, parlo dell'Europa, entro il 2030 tutta l'energia elettrica si farà con le rinnovabili, nel 2050 tutta l'energia si farà con le rinnovabili. Via i fossili. Allora noi possiamo, invece di importare 60 miliardi di petrolio e di gas, che ci sono battaglie, lo vedete cosa sta succedendo in Crimea, lo vedete cosa sta succedendo, bloccheranno il gas e noi dobbiamo dipendere quando abbiamo una tecnologia che con la tua casa può essere oltre che autosufficiente fare un kilowattino in più e metterlo in rete, non possiamo fare rete come internet con l'energia. Siamo 8.500 comuni, 7.500 sotto i 20.000 abitanti, 10.000 abitanti, benissimo. Si possono fare queste cose, come ci sono i 300 comuni in Svizzera e in Germania che hanno fatto quello che hanno fatto, si sono comprati la distribuzione dell'energia. La distribuzione, poi ognuno se la fa in base alle condizioni ambientali, mette in rete. Io un chilo va di più, la metto, divento produttore, consumatore, ma sono sogni che dobbiamo avere. Perché se loro non ci fanno sognare, noi non li faremo dormire. Questa me l'hai copiata, eh? Allora.